buon pomeriggio e benvenuti al webinar La strategia dal produttore al consumatore, nuove sfide e prospettive per il Green Europeo, organizzato dal Centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3. Ormai chi segue le nostre iniziative sa che le nostre attività sono incentrate sulla divulgazione delle politiche dell'Unione Europea, sul sensibilizzare i cittadini dell'Unione sulle grandi questioni che sono oggetto delle politiche dell'Unione e delle azioni dell'Unione Europea. Il nostro centro lavora in rete con i centri Europe Direct della Commissione Europea, in stretta collaborazione con la Commissione Europea e il Parlamento Europeo. In particolare, lo Europe Direct, Università degli Studi Roma 3, opera a Roma, nella sede di Via Ostiense 159, e siete tutti invitati a visitare la nostra sede di recente inaugurazione per porre domande, consultare materiali informativi e comunque per creare un dialogo costante, perché ci proponiamo come degli interlocutori per farci da tramite delle vostre proposte e idee da presentare all'Unione Europea, alle istituzioni dell'Unione Europea. E dunque nelle nostre attività organizziamo webinar, oggi siamo per questo diverse attività, quindi da remoto e attività da presenza. Abbiamo un programma radiofonico su Roma 3 Radio, ogni mercoledì dalle 17 alle 18 informiamo i cittadini delle più recenti attività svolte nell'ambito dell'Unione Europea. E il programma radio poi diventa un podcast che rimane a disposizione di tutti i cittadini sui nostri canali social, sul sito di Roma 3 Radio e Spotify. E tutte le nostre attività vengono trasmesse in diretta streaming e le registrazioni rimangono disponibili sui nostri canali social, YouTube e Facebook. Quindi aspettiamo, ecco, siamo molto contenti anche della risposta che abbiamo ottenuto rispetto alle nostre precedenti iniziative e siamo convinti che anche oggi il tema che andremo a affrontare solleciterà e susciterà l'interesse e la partecipazione dei cittadini che ci seguono. Bene, come vi dicevo, oggi parleremo della strategia dal produttore al consumatore, che è uno dei tasselli fondamentali delle strategie green dell'Unione Europea. E nel presentare questa tematica fondamentale, abbiamo la collaborazione e il sostegno delle istituzioni dell'Unione. E quindi oggi sono molto contenta di avere con noi e ringrazio per la loro grande disponibilità nel sostenerci in ogni iniziativa il dottor Fabrizio Spada dell'Ufficio in Italia del Parlamento Europeo e la dottoressa Francesca Cigarini della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, ai quali chiedo appunto di portare i saluti delle istituzioni e svolgere qualche breve riflessione introduttiva sul tema che andremo appunto ad affrontare. Vi ringrazio molto, lascio la parola al dottor Fabrizio Spada. Prego. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio moltissimo il Centro Europe Direct Università degli Studi Roma 3, in particolare la professoressa Moschetta e il professor Torino. Saluto tutti gli illustri relatori che oggi terranno le loro relazioni. Come forse molti di voi sanno, l'Unione Europea, in particolare la Commissione Europea, ha proposto la nuova strategia dal produttore al consumatore, Farm to Fork in inglese, che è una strategia che tende a valorizzare un'agricoltura sostenibile e il benessere sia degli animali che delle persone. Nel testo approvato, il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di una maggiore sostenibilità in ogni fase della filiera alimentare e ha ribadito che tutti, dall'agricoltore al consumatore, hanno un ruolo da svolgere in questo senso. I nostri parlamentari hanno emendato il testo proposto dalla Commissione, svolgendo alcune importanti raccomandazioni. Per esempio, contrastare il consumo eccessivo di carne e di alimenti altamente trasformati e ricchi di sale, migliorare il processo di approvazione dei pesticidi in modo da rispettare la biodiversità,
riduzione dell'uso dei pesticidi, poi hanno sottolineato la necessità di indicatori comuni e scientificamente fondati sul benessere degli animali per una maggiore armonizzazione a livello dell'Unione Europea e hanno indicato come debbano essere eliminate gradualmente l'uso delle gabbie negli allevamenti nell'Unione Europea. Queste sono alcune delle proposte che sono state fatte dal Parlamento Europeo per migliorare la proposta della Commissione. Io penso che quindi si vada verso una strategia che tenda sempre di più a valorizzare un consumo consapevole e il benessere degli animali. L'Ufficio del Parlamento Europeo alcuni mesi fa aveva organizzato un convegno qui a Roma su questo tema, al quale hanno partecipato importanti parlamentari europei e operatori del settore. È stato un momento di riflessione molto importante. Credo che in tutti ci sia la consapevolezza che per avere un'agricoltura sostenibile, remunerativa, rispettosa dell'ambiente e sana, debbano essere sempre più implementate queste norme europee nella legislazione nazionale al fine di avere un risultato che sia equo per tutti i partecipanti alla filiera alimentare. Quindi anche il momento che oggi viene promosso dall'EDIC Roma 3, secondo me, si colloca in questo ambito e ci aiuterà sicuramente a capire in che direzione va l'agricoltura del futuro. Vi ringrazio tantissimo per l'attenzione. Grazie dottor Spada, grazie per aver portato il suo contributo personale e i saluti dell'Ufficio in Italia del Parlamento Europeo. E ora lascio la parola alla dottoressa Francesca Cigarini della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Prego. Grazie professoressa Moschetta, ringrazio anch'io come Fabrizio e lei e il professor Torino di questo nuovo invito in questo ciclo di seminari importantissimi sul Green Deal, importantissimi perché il Green Deal è chiaramente una delle tematiche più importanti della Commissione Europea, quindi questo aiuta noi a promuovere e a diffondere informazioni su questa priorità e ai cittadini a capire meglio. Quindi vi ringraziamo ancora del vostro supporto. Questa tematica è diventata sempre più importante, quindi negli ultimi 4 anni e soprattutto negli ultimi 2 di pandemia ci sono stati degli enormi progressi in termini di promozione della consapevolezza della transizione climatica. Prima c'era diciamo un'attenzione più rivolta a specialisti e a stakeholder in particolare, adesso invece c'è un vero e proprio consenso di massa. Per quanto riguarda nello specifico la strategia Farm to Fork, è un capitolo fondamentale chiaramente dell'enorme pacchetto di misure del Green Deal che deve contribuire agli obiettivi che si intendono raggiungere, quello della neutralità climatica, quello della riduzione delle emissioni al 2030. Ecco, anche in una strategia di produzione del cibo si deve procedere nell'ottica di avere dei sistemi alimentari sostenibili. Perché? Perché i nostri sistemi alimentari producono al giorno d'oggi circa un terzo delle emissioni di gas a effetto serra del pianeta, quindi c'è un grossissimo impatto dell'agricoltura, si consumano molte risorse naturali, in questo c'è anche una grossa perdita di biodiversità, quindi la Commissione vuole mirare ad avere un'agricoltura sia più sostenibile per limitare gli impatti sul clima, ma un'altra parte fondamentale della strategia Farm to Fork è quella di, come ha detto prima Fabrizio, è quella di portare sulle tavole dei consumatori dei prodotti più sani e più rispettosi dell'ambiente. C'è un dibattito molto interessante che ho seguito l'altro giorno, ma diciamo che è un dibattito a livello nazionale sentitissimo, che è quello dell'etichettatura dei prodotti, che etichettatura che appunto dovrà essere diciamo armonizzata a livello degli stati membri, quindi c'è questo dibattito sui diversi sistemi Nutri-Score versus Nutri-Label Battery proposta dal governo italiano, che ha diciamo avuto un consenso molto forte rispetto a questa tematica, lo scopo della Commissione Europea è sempre quello di
avere un occhio di riguardo nei confronti dei produttori, delle eccellenze, dei prodotti di indicazione geografica, dei prodotti DOP, e quindi l'intenzione della Commissione comunque è procedere in questa direzione. Per concludere, poi mi lascio la parola agli speakers della giornata. Vorrei anche, ci sono state una serie di obiezioni verso la strategia Farm to Fork, perché alcuni agricoltori europei hanno detto che tutta questa serie di requisiti richiesti in agricoltura avrebbe portato a una delocalizzazione verso delle produzioni verso paesi meno rispettosi dei temi ambientali, dove produrre costa meno. Questo non solo per l'agricoltura, ma anche per l'industria. Chiaramente non è l'intenzione della Commissione di portare le produzioni locali, le produzioni agricole a essere delocalizzate, ed è quindi da questo motivo che è necessario creare una coerenza tra le nostre politiche agricole e le nostre politiche commerciali, tramite l'adozione di una serie importante di strumenti che si stanno, diciamo, mettendo a punto, come il meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera, uno dei tanti, insomma. Anche noi, come Commissione Europea, rappresentanze in Italia, stiamo dedicando a questo tema una grande importanza, perché faremo addirittura a maggio una settimana intera dedicata al tema dell'alimentazione. E quindi, insomma, vi darò poi più notizie sulle date. Sarà una settimana di eventi che si terranno in campagna, comunque tutti dedicati all'alimentazione e all'agricoltura sostenibile. Quindi vi ringrazio nuovamente, vi auguro per un proseguimento dei lavori. La ringrazio moltissimo, dottoressa Cicarini. Le sue parole ci danno appunto il segno di come l'azione della Commissione europea e del Parlamento europeo vedano comunque il coinvolgimento dei cittadini nelle proposte della Commissione europea, e c'è sempre un coinvolgimento e una sensibilità particolare per quelle che sono le istanze dei cittadini e di tutti coloro che attraverso la loro professionalità mettono in atto quelli che sono i principi e gli obiettivi che le politiche dell'Unione europea intendono perseguire. E volendo essere un po' specchio, ecco, di questo immaginario processo di costruzione, anzi reale in realtà, ma di questo processo di costruzione delle politiche dell'Unione Europea in un dialogo costante con i cittadini, che è anche lo spirito della Convenzione sul futuro dell'Unione Europea, che noi oggi con i nostri webinar e con i nostri seminari vogliamo appunto coinvolgere, dare la parola, lasciare la testimonianza dei principi, dell'attuazione dei principi dell'Unione Europea ai cittadini, esperti delle tematiche che sono oggetto dell'interesse dell'Unione Europea, che vivono appunto nella loro attività professionale l'esperienza di portare avanti scelte sostenibili, di sostenibilità ambientale. Quindi adesso lasciamo spazio, entriamo nel vivo, ecco, dei temi che oggi andremo ad affrontare, appunto in questa prospettiva. Ascoltiamo i cittadini, sentiamo qual è la loro esperienza, sentiamo qual è il loro punto di vista rispetto alle problematiche e alle grandi questioni su cui l'Unione Europea oggi si mette in gioco. E a questo punto io lascio la parola con grandissimo piacere al moderatore del webinar di oggi, il professore Raffaele Torino, docente di diritto dell'Unione Europea presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Roma III e coordinatore del Centro Europe Direct Università Roma III. Prego, Raffaele. Grazie Teresa, grazie anche al dottor Fabrizio Spada e alla dottoressa Francesca Cicarini per i saluti che hanno portato da parte delle istituzioni europee a questo nostro webinar, che rappresenta un altro dei momenti in cui approfondiamo
il cosiddetto Green Deal europeo. Noi abbiamo già svolto nel finire dello scorso anno alcuni webinar molto interessanti che trovate in podcast sul sito web del nostro Eurodirect, che se volete potete riascoltare e che si collegano idealmente col webinar di oggi, che prende il titolo da una delle due strategie del maggio 2020 introdotte, immaginate e portate avanti dalla Commissione europea. La strategia per la biodiversità, per riportare la natura nella nostra vita, e la strategia dal produttore al consumatore per un sistema alimentare eco, sano e rispettoso dell'ambiente. Ecco, oggi noi cerchiamo di unire la riflessione su queste due strategie facendo intervenire tre graditissimi ospiti che sono anzitutto dei cittadini europei, ma grandi esperti anche della tematiche connesse e toccate dal Green Deal europeo. Abbiamo con noi Francesca Della Giovanpaola, che ringrazio, Micaela Lottini, che ringrazio anche, e Giuseppe Romano, a quale porgo anche a lui i miei ringraziamenti. Noi, come voi ben sapete, nei nostri webinar cerchiamo sempre di essere rispettosi anche di chi ci sta ascoltando e quindi immaginiamo di chiudere il webinar in tempi, come posso dire, sopportabili per un essere umano come noi, perché crediamo anche nella sostenibilità dei webinar rispetto a questa continua esposizione mediatica che tutti noi ormai subiamo da due anni a questa parte. Per questo motivo chiederei ai relatori, e mi scuseranno se poi li avvertirò evidentemente allo scadere del quindicesimo minuto, di mantenere, appunto, di contenere le loro relazioni in uno spazio tra i 15 e i 20 minuti. In primo luogo farei intervenire Francesca Della Giovanpaola, fondatrice, ideatrice del Bosco di Ogigia, di cui forse avete già sentito parlare, anzi sicuramente, come un po' tutti noi, la quale ha scelto come tema odierno, ma questo non deve limitarla evidentemente nella sua esposizione, quello della gestione etica della terra, la visione della permacultura per la sostenibilità. Io ho capito che la permacultura è un modo di rendere resilienti e recuperare spazi urbani rispetto a un obiettivo di agricoltura, di soddisfacimento di certi bisogni, se ho ben compreso. Ma lei ce lo spiegherà meglio, evidentemente, e quindi le do subito la parola ringraziandola e mi taccio. Ecco, a lei, dottoressa Della Giovanpaola. Grazie di questo invito, sono molto contenta di poter parlare di permacultura, la parola credo che ormai sia abbastanza familiare, però è una materia abbastanza complessa, quindi io mi prendo un po' di tempo cercando di stare sempre nei minuti che ci siamo dati per raccontare un po' meglio che cosa sia la permacultura. Apro un attimo parentesi, Bosco di Ogigia, però per chi non lo conosce può essere un nome un po' particolare, è solo il nome del mio progetto di comunicazione, progetto di comunicazione perché non sono sola, dedicato appunto proprio alla divulgazione della permacultura e delle pratiche sostenibili, quindi lo portiamo avanti molto attraverso i social, il nostro sito, e lo portiamo avanti anche dando un esempio pratico che poi fa parte del nostro racconto. Allora, la permacultura vale la pena approfondirla perché in realtà da molti anni, da quasi 50 ormai, cerca di dare delle risposte proprio a quelle problematiche che oggi, anche oggi, l'Unione Europea mette al primo posto della sua agenda. È nata in Australia nei primi anni 70, i suoi padri sono Bill Mollison, che è scomparso nel 2016, e David Holgram, che invece è ancora attivo. È un metodo di progettazione di insediamenti umani sostenibili. Questa è un po' la definizione, che ha lo scopo di creare degli ecosistemi produttivi per il soddisfacimento dei bisogni dell'uomo, che appunto evitano le forme di sfruttamento e di inquinamento e sono duraturi nel tempo. Quindi diciamo che si rivolge anche al portare magari produzione alimentare urbana, ma in realtà il suo sguardo è molto più ampio. Dunque, la parola permacultura è una contrazione di due parole, agricoltura permanente, no? All'inglese permanent agriculture, ma anche di cultura permanente. Questo è molto importante.
Perché, diceva Bill Mollison, appunto il suo fondatore, una cultura non può sopravvivere a lungo senza una base agricola sostenibile e un'etica nell'uso della terra. Quindi, diciamo, ne va delle basi della nostra civiltà, se non sappiamo, diciamo, muoverci in maniera sostenibile sul suolo che ci dà vita e nutrimento. Quindi la permacultura è una disciplina molto pratica, prevede la conoscenza di tante materie diverse per avere, diciamo, una visione complessiva di un progetto, essendo un metodo di progettazione. Quindi si va a progettare, il progettista, che in genere lavora anche in gruppo, deve avere una visione abbastanza complessiva. Poi naturalmente quando si vanno ad affrontare problemi specifici magari servono dei tecnici specializzati per ciascuna materia. Questa visione d'insieme è molto importante ed è, ci ricorda un po' quello che era diciamo la capacità che avevano i contadini di un tempo, no? Di saper gestire la terra, magari saper gestire gli animali, integrare i vari sistemi e quando serviva sapevano magari costruire anche un muro a secco e addirittura la propria casa. Quindi andiamo un po' a recuperare quella visione che abbiamo perduto, perché oggi siamo molto più specializzati, giusto esserlo, però insomma è giusto anche mantenere uno sguardo progettuale complessivo. Ciò che viene insegnato subito a chi si avvicina a questa materia, alla permacultura, è che tutto si basa su tre principi etici. Quindi prima ancora di imparare quali sono i principi di progettazione, come svolgere questa progettazione, si devono tener conto di tre principi etici, che sono la cura della terra, cura delle persone e la condivisione delle risorse per realizzare appunto gli obiettivi di cui sopra. Quindi dedicherei un po' di tempo analizzare questi principi etici, perché insomma anche dalla prima conversazione di oggi ho visto che effettivamente è importante, insomma, l'attenzione all'ambiente e alle persone sono al primo posto anche delle politiche di cui stiamo parlando. Quando parliamo di cura della terra parliamo di cura del nostro pianeta, ma parliamo anche di cura del suolo. Il suolo proprio inteso come quei pochi centimetri di terreno fertile di cui diciamo è ricco e per fortuna il nostro pianeta, ma che si vanno mano a mano sempre più assottigliando. Quindi un grosso problema che dobbiamo affrontare e risolvere anche velocemente è quello proprio della perdita di questo strato di fertilità, che credo che possa senza esagerare essere definito veramente il patrimonio più importante, una riserva di ricchezza fondamentale per tutti. Se perdiamo questo patrimonio, altre riserve di ricchezza probabilmente non ci serviranno a niente. Ne va della capacità del pianeta di sostenerci, di produrre cibo, di produrre vegetali, da cui poi parte tutta la catena che fa sì che tanta biodiversità possa essere sostenuta e quindi anche la nostra presenza sulla Terra. Quindi è molto importante che la cura della terra intesa come suolo sia posta al primo posto, appunto. Avere cura della terra significa prestare attenzione a tutti gli esseri viventi e anche agli elementi non viventi. Quindi pensiamo per esempio ai cicli della natura, no? Che sono stati cicli naturali che consentono la rigenerazione delle risorse che sono stati gravemente turbati dalle attività dell'uomo. Bill Mollison dice: dobbiamo far sì che tutti i sistemi viventi possano continuare ad esistere e a moltiplicarsi. E veniamo alla cura delle persone, guardo l'orologio un po' spaventata perché il tempo corre veloce. Allora, cura delle persone, no, un progetto... siamo ancora pienamente in tempo. Ok, perfetto. Allora, comunque, cura delle persone è un progetto, in permacultura deve avere cura delle persone, a partire dallo stesso progettista o dalla persona per la quale si sta progettando, magari un'azienda agricola. Quindi avere un fine meritevole, come appunto la salvaguardia della biodiversità, del suolo, è una cosa molto meritevole, ma non deve mettere poi in secondo piano quello che è il benessere delle persone che sono impegnate in questa impresa. Vanno soddisfatti i loro bisogni e questo è anche importante per dare poi continuità all'attività, perché se noi non rendiamo sostenibile un'azione,
danneggiando le persone, alla fine quell'impresa si arresterà e quindi vedremo annullati anche gli sforzi. Quindi non possiamo pensare di portare avanti un progetto e definirlo etico se non rispettiamo anche i diritti umani delle persone che vi lavorano e che sono in qualsiasi modo coinvolte nel progetto. Un progetto in permacultura deve far sì che le persone possano accedere alle risorse necessarie alla propria esistenza. Terzo principio, forse anche più complesso da spiegare, ma invece sarò veloce, è la condivisione delle risorse. Ci dice di mettere a disposizione questa etica, il nostro tempo, il nostro denaro, anche le nostre energie, che in qualche modo siano in surplus rispetto al soddisfacimento dei nostri bisogni, per far sì che appunto la cura della terra e la cura delle persone siano portate avanti. Quindi, dopo aver soddisfatto i nostri bisogni, possiamo dedicarci a sostenere il pianeta e le persone che ci vivono. La terza etica ci dice anche di porre un limite ai nostri consumi, questo è anche un ampio tema che appena accenno. Poi la progettazione in permacultura ha lo scopo di creare, è veramente una progettazione, un po' come degli architetti o degli ingegneri, o si mettono insieme tante materie per progettare più possibile, creare più possibile connessioni tra gli elementi di un sistema. Quindi se facciamo una progettazione inserita in una città, gli elementi del sistema saranno anche appunto tutti quelli cittadini, se ci muoviamo in campagna saranno diversi, ma poi possiamo connettere, anzi dobbiamo connettere per esempio la città e la campagna, in questo momento è particolarmente importante. Tutti i processi naturali, la natura che ci insegna questo, i processi naturali funzionano attraverso le connessioni, quindi tra le forme di vita, non solo, anche tra le forme, i minerali, i flussi energetici, tutto quello che compone il nostro pianeta. Quindi se vogliamo che i nostri sistemi artificiali si comportino come quelli naturali, quindi sono capaci di rigenerarsi, di propagarsi nel tempo, di proseguire nel tempo, dobbiamo creare e favorire in tutti i modi queste collaborazioni. Se non lo facciamo, in realtà abbiamo bisogno di molta più energia, quindi sprecheremo molta più energia, e invece in questo momento abbiamo bisogno di imparare a gestire meglio le energie che abbiamo a disposizione. Non parlo solo delle energie fossili, ma insomma in generale. Per esempio, quindi la permacultura di certo non favorisce, al momento che ci si mette a progettare un'azienda agricola in questo modo, una monocoltura si dimostra sempre non conveniente. Più un sistema è semplificato, non ci sono tante relazioni tra gli elementi, e più sarà energivoro. Quindi vi faccio qualche esempio dei principi di progettazione della permacultura, sono tantissimi, abbiamo tanti e tanti libri, poi l'elaborazione va avanti nel mondo, la permacultura è diffusa, è nata in Australia appunto, ma poi si è diffusa in tutto il pianeta, ci sono progetti veramente di vario tipo nel mondo che continuano ad elaborare poi anche gli stessi principi di progettazione. Allora, una cosa importante, un esempio che vi faccio, è quello dell'ubicazione relativa, ovvero di come ciascun elemento del sistema è collocato in relazione agli altri. Noi appunto dobbiamo connettere i vari elementi perché siano di reciproco supporto. Si fa un esempio semplice, piuttosto diffuso in permacultura, che è quello delle galline, no? Come inseriamo all'interno del nostro sistema, se abbiamo un sistema produttivo e vogliamo anche inserire degli animali come le galline, che domande ci dobbiamo fare, delle domande, diciamo, per prima di inserirle. Dobbiamo capire come le galline sono utili agli altri elementi del sistema, poi ci dobbiamo chiedere quali siano le esigenze delle galline, che possiamo tra l'altro soddisfare con gli altri elementi che sono già presenti nel nostro sistema, e quali aspetti delle galline porteranno poi dei benefici al nostro sistema. Volete vi faccio gli esempi più specifici, ma penso insomma sia chiaro, posso immaginare come le galline ci possano aiutare e nello stesso tempo ci diano dei prodotti importanti. Quindi un'altra cosa importante, per esempio, è che ogni elemento deve essere messo nelle condizioni di svolgere più funzioni. Faccio l'esempio di una siepe, no? Possiamo avere l'esigenza di creare una siepe,
per una ragione che potrebbe essere anche semplicemente una ragione di privacy. Non ci conviene mai inserire un elemento che abbia soltanto una funzione. Soffermiamoci a pensare, ad immaginare quali sono le altre funzioni che può avere. Così potremo fare in modo che il suo inserimento ci convenga molto di più. Una siepe ha tante altre funzioni. È un frangivento, può essere dedicata alla produzione di frutti, può essere dedicata alla produzione di biomasse, a un apporto sul terreno per la sua appunto stessa presenza attraverso le radici, attraverso le foglie che lascia cadere e così via. Quindi immaginare e pensare a quali sono tutte le funzioni prima di inserire il nostro elemento ci aiuta ad inserirlo in maniera più corretta. Poi, così insomma potrei andare avanti con altri esempi, però vorrei sottolineare che i sistemi complessi e ben progettati rendono di più e sprecano meno. Questo è molto importante e quindi ritorno sul concetto delle monocolture. Se mettiamo insieme più produzioni avremo sicuramente un sistema più efficiente. Per fare questo serve l'intelligenza umana. Ecco, la progettazione rimette al centro l'uomo in questo senso. Ben venga l'innovazione tecnologica, adesso ne abbiamo tantissima in agricoltura, ma non dimentichiamoci dell'apporto dell'uomo. Quindi facciamo sì che gli strumenti siano a disposizione di quello che dobbiamo fare, ma non facciamoli diventare la soluzione, perché le soluzioni in realtà devono essere meno energivore, più convenienti e anche capaci di rigenerarsi il più possibile da sole senza avere sempre necessità di un supporto esterno. Quindi questo approccio sicuramente, se noi lo guardiamo attentamente, più produttivo. Anche a parità di territorio occupato, impegnato in un'attività agricola, avremo più prodotto, anche se apparentemente economicamente questo può sembrare convenire meno, perché soprattutto quando si impiega più forza umana, più forza lavoro, i conti sembrano non tornare. In realtà dobbiamo mettere nel conteggio tutti i vantaggi e gli svantaggi che derivano da questo approccio, che vanno anche al di là, insomma, del prodotto che poi possiamo avere per vendere. Quindi diciamo che in questo le istituzioni è molto importante che riescano a valutare e a valorizzare tutti quelli che sono gli apporti di un approccio di questo genere. Allora, non vorrei aver dato con questi piccoli esempi un'idea che la permacultura appunto si applichi soltanto ai piccoli sistemi, ad aziende familiari. In realtà si può applicare, diciamo, una visione di insieme che si può applicare anche in sistemi molto più grandi. Sono molto importanti in tutto questo, sono un elemento importante del sistema di progettazione anche una valutazione delle relazioni, delle reti che ci sono in un sistema. Se, un'azienda che arriva ad insediarsi in un territorio non dovrebbe pensare semplicemente al terreno che va ad occupare e a ciò che vuole fare là dentro, cosa vuole produrre là dentro, ma deve guardarsi intorno, vedere il contesto nel quale si inserisce, capire come i suoi flussi possono interagire con il resto, dove trovare risorse per se stesso e dove fornire risorse, come far sì che questa presenza vada ad armonizzarsi con il tessuto sociale presente e non diventi magari una ragione di conflitto. Quindi è molto importante nella progettazione guardare questo aspetto anche umano. Vi faccio un esempio, perché ieri facevo una chiacchierata, ho fatto una delle mie dirette e parlavamo della produzione di funghi. Vi faccio questo esempio perché la produzione di funghi può essere fatta su tanti substrati, no? E quindi parlavo con un esperto che mi diceva: vedo in questo periodo cumuli e cumuli di sfalci, di tralci, di viti che in questo periodo vengono potate e che appunto sono un rifiuto, non si sa bene come smaltirle, e io so che ci si possono fare, sono un ottimo substrato per fare funghi. Ecco, questo per dire che magari si arriva in un contesto e guardare quali sono quelle risorse che magari sono al momento non valorizzate o persino considerate un rifiuto, invece valutare come farle entrare nel proprio sistema può essere veramente molto
conveniente. Ecco, questo credo che di esserci stata nei tempi. Vi do una frase di un permacultore come conclusione di questa relazione. La permacultura ci procura una cassetta degli attrezzi per spostarci dalla cultura della paura e della scarsità ad una cultura di amore e di abbondanza. Credo che sia un messaggio positivo. Grazie. Grazie dottoressa Della Giovanpaola per questa relazione così stimolante, anche così piena di entusiasmo, di ottimismo, e che evidentemente anche in questa giornata un po' difficile, in questione di cose difficili, ci aiuta. Mi vengono in mente due piccole riflessioni che adesso dico, ma solo per magari il prossimo giro. Mi chiedevo da giurista se il nostro ordinamento, se l'Unione Europea abbia già in qualche modo dettato delle disposizioni in favore della permacultura, o se rimane ancora permacultura un approccio volontaristico rispetto a un modo di gestire gli spazi, i terreni, l'agricoltura. E poi non posso non notare che mentre noi appunto parliamo di permacultura, Draghi, il nostro Presidente del Consiglio, proprio l'altro giorno parlava di forse riaprire le centrali a carbone per soddisfare il nostro bisogno di energia. Allora quello può essere un'occasione forse per riaprirle in maniera più appropriata, se proprio dobbiamo riaprire le centrali a carbone, magari introducendo quei principi etici a cui lei ha fatto riferimento. Grazie, magari ne parliamo dopo gli altri relatori e vediamo se questo la stimola in qualche ulteriore riflessione. Bene, adesso abbiamo con noi il dottor Giuseppe Romano, presidente dell'Associazione Italiana di Agricoltura o dell'Agricoltura Biologica, che ringrazio anche lui per essere qui con noi, e che ci parlerà del biologico nelle strategie green dell'Unione Europea e nelle politiche dell'Italia. Un tema vastissimo, mi rendo conto che è impossibile da affrontare in 15 minuti, e sono sicuro che lui avrà già dato un taglio utile al nostro webinar. So che il dottor Romano ha preparato delle slide che chiederei alla regia di... Ho preparato delle slide appunto per avere un percorso di ragionamento su un tema così, così vasto come l'agricoltura e l'Europa. Grazie. Riusciamo a trasmetterle? Io non le vedo in questo momento. Sono in arrivo. È in arrivo. Allora aspettiamo ancora un momento. Stanno arrivando. Intanto la parola, le chiedo anche la gestione di questi 15 minuti. Grazie. Non la sentiamo in audio, però deve riattivare l'audio. Provi? Io non, personalmente non la sento. Mi sentite? Sì. Adesso sì. Ok, perfetto. Allora, dicevo, ho preparato appunto le slide per avere un percorso di riflessione su un tema così vasto come quello dell'agricoltura e dell'Europa. Agricoltura e Europa sono strettamente interconnesse, la politica europea influisce in modo determinante su quello che sono i sistemi agricoli di produzione. Le relazioni sono legate non solo alla produzione primaria, ma anche al paesaggio, alla qualità di vita, al cibo che viene prodotto e che finisce sulle tavole di tutti noi consumatori. E quindi noi abbiamo un rapporto strettissimo con Bruxelles, e abbiamo appunto, siamo in un momento estremamente importante. Abbiamo appena superato un passaggio normativo di ampio rilievo, se si può andare avanti con le slide per favore, che è quello appunto legato all'approvazione della nuova PAC. Allora, in questa prima slide ho riportato quelli che sono le questioni sul tavolo della politica sull'agricoltura. Ne abbiamo parlato in apertura, c'è il Green Deal che è importantissimo, e lo vedete lì in alto in verde.
ma le politiche che interagiscono direttamente con l'agricoltura sono la PAC e il Piano Strategico Nazionale, che è una declinazione nazionale di quella che è la politica agricola comune. La politica agricola comune è una delle politiche più importanti dell'Unione in termini economici ed è un architrave fondamentalmente dell'agricoltura, senza la quale veramente il sistema agroalimentare andrebbe in difficoltà. E all'interno del piano strategico gli obiettivi del Green Deal sono entrati e li ritroviamo in modo importante. Possiamo andare avanti un secondo con le slide, per favore? E il tutto, però mi piace ricordarlo, eccolo qui, in un contesto un po' particolare per il biologico. Quest'anno abbiamo festeggiato a maggio i 30 anni di biologico regolamentato. Quindi sono 30 anni che in Europa vige un regolamento per il biologico. Il biologico è nato come una politica, come un tipo di agricoltura, ecco, più che una politica, un tipo di agricoltura regolamentata a livello comunitario. Siamo sempre stati di una dimensione sovranazionale. E lo dico questo con molto orgoglio, perché evidentemente è sempre stata appunto una politica nata dal confronto con le agricolture di tutta l'Unione, da quando eravamo pochi stati fino ai 27 stati membri che oggi conosciamo. Mi preme anche ricordare che evidentemente questa è stata, come dire, un riconoscimento normativo del biologico, che ha avuto un percorso di crescita, di qualificazione, di ricerca e di consolidamento che è partito ben prima del 1991-92, quando appunto è stato emanato il primo regolamento. Andiamo avanti per favore con le slide. E venivano ricordati prima gli obiettivi dentro il Green Deal, che è una strategia europea, c'è la Farm to Fork. Vi ho riportato brevemente i principali obiettivi della strategia comunitaria che ci riguarda, che riguarda l'agricoltura. E in particolare vedete che sono riportate l'aumento delle superfici coltivate a biologico, la riduzione dei fitofarmaci e dei mezzi tecnici e la riduzione degli antibiotici nell'allevamento. Ebbene, queste non sono enunciazioni di massimi sistemi, queste sono indicazioni strategiche che poi debbono, e vedremo che in buona parte l'hanno fatto, trovare degli spazi in quelle che sono le politiche che vengono poi applicate e che, come dicevo prima, determinano in modo importante il sistema agroalimentare nazionale. Andiamo avanti, per favore. Va ricordato che il biologico ha anche un piano d'azione a livello europeo. Quest'ultimo tassello ha consacrato il biologico in un passaggio fondamentale che si è avuto dal 2019 ad oggi, quindi non più solo come metodo di produzione, ma come strumento politico per il raggiungimento dei target. Cioè l'Europa ha detto e ha scritto che per il raggiungimento dei suoi obiettivi climatico-ambientali il biologico è lo strumento politico che va messo in atto per conseguire i target di miglioramento ambientale. Bene, questo è un riconoscimento assolutamente importante a cui abbiamo lavorato da sempre e lo troviamo appunto declinato sia nella strategia Farm to Fork, con la richiesta a tutti gli stati membri di un importante sforzo per l'aumento delle superfici coltivate a bio, e sia nelle politiche di comunicazione e di implementazione delle informazioni verso il consumatore, appunto quelle che vengono riassunte nel piano d'azione nazionale, nel piano d'azione europeo, che poi appunto troverà anche una declinazione, come vedremo, in ambito nazionale. Andiamo avanti cortesemente. Ecco, la PAC, questo grande strumento finanziario estremamente importante, anzi direi fondamentale per l'agricoltura e l'agroalimentare di tutti gli stati, in questo caso dell'Italia. Vedete che
È una PAC multi obiettivi quella che è stata varata e si sta perfezionando in questo periodo. In particolare però il secondo è tutto concentrato sul miglioramento ambientale, la sostenibilità ambientale dell'agricoltura. Mi preme dirlo perché se ne è parlato, si è accennato in premessa su questi dettagli, che la sostenibilità non può che essere declinata sui tre pilastri: ambientale, economica e sociale. Questo ormai è, come dire, un ragionamento, un posizionamento consolidato, lo è per noi come organizzazione, perché evidentemente dobbiamo sì guardare agli aspetti ambientali, ma la rappresentanza dei produttori che abbiamo, ai quali dobbiamo garantire un reddito equo, e sui territori in cui ci muoviamo dobbiamo riconoscere, valorizzare l'impatto sociale delle nostre agricolture. Quindi noi siamo assolutamente trasversali a tutti e tre questi pilastri della sostenibilità e li perseguiamo con attenzione senza lasciarne indietro nessuno. Possiamo andare avanti cortesemente? Avanti, che questo era un titolo. Allora, il piano strategico. La PAC 23-27, come avete visto, è articolata a livello nazionale dal piano strategico, quindi una declinazione italiana di molti aspetti della PAC che andavano appunto perfezionati, messi a misura sugli stati membri. È stata organizzata da un tavolo di partenariato estremamente ampio, che ovviamente ha prodotto un documento rilevante proprio nella sua massa fisica di 1532 pagine, il quale, nell'interconnessione strettissima che c'è tra l'Europa e l'agricoltura, ovviamente deve essere approvato da Bruxelles. Quindi il piano che abbiamo licenziato il 31 dicembre 2021 adesso è presso gli uffici della DG Agri di Bruxelles, appunto per una verifica e una validazione delle informazioni che ci sono all'interno. Interessante analizzare il partenariato che ha partecipato alla stesura di questo piano strategico. L'Europa ci ha chiesto un'ampia partecipazione di tutti i soggetti, e vedete appunto, oltre alle altre, al partenariato istituzionale, quindi alle parti di regioni e altri ministeri e soggetti istituzionali che hanno avuto modo di parteciparvi, vi sono il partenariato socio-economico, che siamo noi, le associazioni di rappresentanza, gli ambientalisti, i sindacati, che hanno avuto un ruolo importante soprattutto sull'aspetto della condizionalità sociale legato alla nuova programmazione, ma anche consumatori e associazioni di settore. Quindi la società civile è entrata a pieno titolo nella definizione di quelli che sono gli strumenti dello strumento finanziario più grande che l'Europa mette a disposizione degli stati membri. Andiamo avanti cortesemente. Ecco, questa breve slide, semplicemente non entro nei tecnicismi, è per evidenziare in alto a sinistra il piano strategico, che sovraintende a quelli che sono gli strumenti della programmazione comunitaria legati agli OCM, che sono le organizzazioni comuni di mercato, i pagamenti diretti, che sono i finanziamenti che vanno a sostenere il reddito dell'agricoltore, e lo sviluppo rurale, cioè gli strumenti del secondo pilastro, che sono quelli che vanno a stimolare investimenti delle aziende sui territori per appunto lo sviluppo e il miglioramento delle condizioni di vita delle aree rurali. Possiamo andare avanti? Avanti, questa era solo una copertina. Bene, vedete che l'architettura verde, come è stata definita, della PAC è assolutamente articolata. Quindi c'è molta attenzione alla parte ambientale. Abbiamo i requisiti di condizionalità rafforzata obbligatori, che sono quel minimo di requisiti a cui ogni agricoltore che chiede un pagamento pubblico deve sottostare affinché, appunto, no, per non essere penalizzato. Sono requisiti
di buone pratiche di agronomiche che insomma vengono rispettate da tutti gli agricoltori. In questa programmazione sono stati un po' rafforzati, sono stati aggiunti dei requisiti in più che appunto chiederanno probabilmente un minimo di sforzo da parte degli agricoltori. Ma più interessanti sono gli ecoschemi, che sono il finanziamento della parte dell'agricoltura verde sul primo pilastro e le azioni agroclimatico-ambientali che stanno invece sullo sviluppo rurale, quindi su quello che è il secondo pilastro. Possiamo andare avanti? Interessante notare come gli ecoschemi, quindi la percentuale di pagamenti dedicati all'inverdimento, è importante ed è nella misura del 25% di tutto quello che sono i pagamenti diretti. Quindi, fatta 100 la somma che va al mantenimento del reddito dell'agricoltore, il 25% può essere dato al coltivatore che fa una di queste 5 azioni che vedete sulla destra, quindi che riduce il farmaco e l'antibiotico all'interno degli allevamenti, o che fa pratiche di mantenimento e inverdimento delle superfici agricole, o che fa azioni per favorire gli impollinatori, che sappiamo essere appunto degli indicatori biologici estremamente importanti e un strumento biologico fondamentale proprio per lo sviluppo della vita, ma che attualmente sono seriamente compromessi dall'elevata presenza di prodotti fitosanitari in agricoltura. Possiamo andare avanti, per favore? Il posizionamento di AIAB sul piano strategico, avanti cortesemente, è partito da una riflessione per cui inizialmente il biologico era sul primo pilastro, quindi sugli ecoschemi. Capite che tutte queste riflessioni, questi ragionamenti noi li abbiamo dovuti elaborare a livello nazionale e poi confrontare ovviamente con il livello europeo. E inizialmente appunto era sugli ecoschemi, quindi sul primo pilastro. Avete visto dalla slide precedente che nei 5 ecoschemi che vi ho accennato non era più riportato. Siamo passati, può andare avanti gentilmente, interamente sullo sviluppo rurale. Questo perché era più facile la gestione e perché i target e gli obiettivi che ci siamo prefissati come Stato membro richiedevano delle linee di finanziamento che erano più facilmente attivabili appunto sullo sviluppo rurale che non sui pagamenti diretti. E possiamo andare avanti, questa l'abbiamo già commentata. Ok, qua vi riporto, tanto così per farci un'idea del fatto che quando parliamo di agricoltura parliamo di Bruxelles e parliamo molto anche di regioni, il livello di spesa sul biologico delle singole regioni. Questa è un'elaborazione fatta dal professor Frascarelli, dove si vede che appunto le regioni non hanno investito in modo uniforme sul biologico in questi anni. E sarà quindi nostra premura come associazione fare in modo che nella nuova programmazione si trovino risorse e si vengano spese in modo più uniforme, cercando appunto di alzare l'asticella del target delle superfici coltivate. Possiamo andare avanti gentilmente? Allora, non mi soffermo su questo che sono una parte molto tecnica del ragionamento, insomma, ho paura di sforare con i tempi, ma vedete che appunto queste erano una serie di proiezioni della ripartizione del biologico sul primo e secondo pilastro. Alla fine abbiamo deciso appunto, come vi accennavo, di stare interamente sul secondo pilastro, quindi sullo sviluppo rurale, e il perché lo vedremo nelle slide conclusive, perché ci ha consentito di e andare verso i target di riferimento. Possiamo scorrere. La cosa importante per noi, più che appunto al di là del sostegno finanziario da far arrivare agli agricoltori, all'agricoltura biologica, è stata quella di discutere in ambito ministeriale, in ambito di piano strategico, della trasversalità del biologico,
che è un tipo di agricoltura che può favorire il raggiungimento di praticamente tutti gli obiettivi della PAC, di quelli che abbiamo visto prima. Può essere importante per il miglioramento del reddito dell'agricoltore, può essere importante per la strutturazione e il rafforzamento della produzione primaria lungo la filiera, ma anche per appunto la riduzione degli impatti climatico-ambientali, per il miglioramento della biodiversità. Possiamo scorrere la slide gentilmente. Può essere utile anche per il miglioramento del benessere animale, e questo equivale a dire anche riduzione del farmaco. Quindi vedete che in qualche modo si rincorrono quelli che sono gli obiettivi delle strategie di Green Deal con quelle che sono le politiche nazionali che stiamo mettendo in campo. Si può scorrere nell'ultima slide, questa, ecco qua. La concertazione lunga, importante, che abbiamo portato avanti appunto col Ministero, ma anche con i nostri colleghi di Bruxelles, appunto rappresentati dalla Federazione Europea del Biologico, e anche con la DG Agri in Belgio, alla fine, da questa mediazione, a questa attività di confronto, che come al solito richiede un passo indietro su alcune posizioni per il raggiungimento di altri obiettivi, e ci ha consentito di ottenere sulla programmazione nuova, quindi quella che inizierà a gennaio 2023, questi risultati che sono assolutamente rilevanti. Mi avvio alle conclusioni, ho visto comparire i colleghi, quindi mi avvio alle conclusioni. Il raggiungimento di una superficie agricola coltivata al 25% già dal 2027. Come avete visto, questo era un target dell'Unione, che però appunto chiedeva agli Stati membri di arrivarci nel 2030. E vi assicuro che 3 anni prima di programmazione sono, ambiziosi anche come obiettivi. Non ci dimentichiamo che attualmente l'Italia già parte da un buon 16% di superficie agricola coltivata e gestita in bio. Uno stanziamento di risorse importanti, appunto, che si sono spostate dal primo pilastro sul secondo per facilitare l'incremento della coltivazione bio, così come abbiamo avuto dei pagamenti supplementari aggiuntivi importanti sulla zootecnia, perché il biologico già rispetta il benessere animale, perché il biologico già riduce l'utilizzo del farmaco, perché già consente il pascolamento degli animali, quindi già va verso quel target di benessere animale che è richiesto e che l'agricoltura tutta deve conseguire. L'ultimo punto è il piano d'azione nazionale, quindi quella importante attività di comunicazione e informazione che verrà fatta a livello istituzionale verso i consumatori e per aumentare appunto la domanda di prodotto biologico, che ci auguriamo possa crescere parallelamente all'aumento delle superfici. Scusate se sono andato oltre i tempi, grazie mille alla regia, e ho finito il mio intervento. Grazie, ringraziamo anche il presidente dell'AIAB per questa molto dettagliata, molto attenta, precisa relazione, che giustamente avrebbe avuto necessità di più tempo, ma non, confidiamo di avere anche altre occasioni in cui potremo averlo come ospite, in cui magari affrontare questi temi che sono peraltro anche molto tecnici e quindi che richiedono lo giusto spazio per poter essere spiegati bene. Grazie. Certo, mi sembra che molto sia stato fatto, ma che ci sia ancora molto da fare, a quanto ho compreso. E poi una cosa che avrei voluto sentir parlare, magari dopo, questo tema dei distretti biologici, che so essere un tema molto interessante in questo ambito. Ora, l'ultima delle nostre relatrici, grazie ancora a Giuseppe Romano, l'ultima delle nostre relatrici è la collega Micaela Lottini del nostro Ateneo. Lei insegna diritto amministrativo e ci parlerà, so che è un suo grande
tema di ricerca, ci parlerà del benessere degli animali e del logo biologico, quindi si lega anche molto bene alla relazione precedente, il caso delle macellazioni rituali. Cara collega, grazie anche a te per essere qui con noi nel nostro webinar e do subito a te la parola per i 15 minuti concordati. Grazie. Perfetto, grazie mille a tutti gli organizzatori di questa interessantissima iniziativa e che mi consente tra l'altro di ribadire l'interesse del nostro Dipartimento per il tema della tutela giuridica degli animali, la tutela del benessere degli animali. A partire dal 2017 noi abbiamo svolto numerose iniziative, alle quali peraltro ha partecipato anche la professoressa Moschetta. E l'anno prossimo, è proprio di oggi, abbiamo cominciato a organizzare la programmazione didattica, verrà istituito un corso opzionale di 7 crediti intitolato proprio La tutela giuridica degli animali, che credo sia il primo corso in Italia. Non vorrei essere smentita, ma credo proprio di sì. Dunque, il tema della tutela giuridica degli animali è un tema di grande momento, di grande interesse, come peraltro testimoniato dalla recentissima riforma dell'articolo 9 della Costituzione, che seppure con una formula un po' strana, perché prevede una sorta di riserva di legge statale sulla tutela giuridica degli animali, inserisce però la questione animale nella nostra Costituzione. È un tema quindi di grande momento e di grande sviluppo, e dobbiamo dire che l'impulso di questo sviluppo è in gran parte fornito proprio dal diritto dell'Unione Europea. Il tema del benessere degli animali, della tutela degli animali, è un tema sicuramente complicato, delicato, perché è evidente che richiede un bilanciamento tra questioni molto diverse e spesso confliggenti fra loro: questioni economiche, etiche, culturali, la tutela dei consumatori, la tutela della salute. Ad ogni modo, dal punto di vista storico, brevemente, vorrei ricordare che già negli anni 70 erano state sottoscritte a livello europeo delle prime convenzioni, per esempio sulla tutela degli animali da compagnia o degli animali selvatici, e nel corso degli anni a livello europeo sono state adottate tutta una serie di normative secondarie, moltissime sono: protezione degli animali durante il trasporto, protezione degli animali negli allevamenti, protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e così via. Per chi studia questa tematica, poi è noto come una pietra miliare è stata posta dalla riforma di Lisbona, perché è stato introdotto proprio l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che chiarisce un punto fondamentale, cioè ci dice che gli animali sono degli esseri senzienti. E ci dice che gli animali sono esseri senzienti e che l'Unione e gli Stati membri, nella formulazione, cito, nell'attuazione delle politiche dell'agricoltura, pesca, trasporti, mercato interno, ricerca, sviluppo e spazio, tengono pienamente conto, l'Unione e gli Stati membri appunto, delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti. Le politiche qui sono tante, ma faccio riferimento al mercato interno, in particolare sicuramente alla politica agricola, ma direi quella più importante è il mercato interno, che come è noto rappresenta un po' il cuore dell'Unione Europea. A parte l'articolo 13, poi noi abbiamo avuto una serie di sentenze della Corte di Giustizia che ha cercato di fare chiarezza interpretativa sull'articolo 13, appunto, che è formulato, ha una formulazione un po' di compromesso, non proprio chiara. Ad ogni modo la Corte mette dei punti fermi, ci dice che la tutela del benessere degli animali, il benessere degli animali è un interesse che deve essere necessariamente ponderato, che deve essere necessariamente considerato e ponderato con gli altri interessi in gioco sulla base del principio di proporzionalità. Quindi non può essere un interesse che viene sacrificato ex se nei confronti di altri interessi umani, ma deve necessariamente essere ponderato e considerato. E tra l'altro utilizza spesso e volentieri proprio l'articolo 13 la Corte per garantire un'interpretazione quanto più estensiva possibile a tutela degli animali delle normative che prima avevo menzionato, dei vari regolamenti che prima ho menzionato.
Questa prospettiva della Corte di Giustizia, peraltro, è oggi anche una prospettiva del giudice amministrativo italiano. Recentemente c'è stata una sentenza nota alle cronache dell'Orsa del Trentino. Non so se ricordate, qualche mese fa c'erano stati degli episodi di attacco da parte di un'orsa, presunto attacco, nei confronti di alcuni escursionisti. Ecco, in questa sentenza il Consiglio di Stato addirittura ha proprio richiamato l'articolo 13 della Corte di Giustizia, dicendo: guardate, che l'interesse comunque al benessere animale non può essere ex se sacrificato per garantire la sicurezza umana. Quindi, insomma, ecco, questa è la prospettiva. Nell'ambito di questo contesto, si inseriscono, una serie di sentenze della Corte di Giustizia in materia di macellazioni rituali, cioè sentenze in cui la Corte è chiamata a, operare un bilanciamento tra quella che è la tutela degli animali al momento dell'abbattimento, la normativa in materia di tutela degli animali al momento dell'abbattimento, che prevede che gli animali, prima di essere abbattuti, vengano storditi, ed alcune pratiche religiose, in particolare musulmane ed ebraiche, che prevedono invece la macellazione senza stordimento. Ora, le sentenze affrontano profili diversi della questione. Naturalmente la questione più significativa è il rapporto fra, la tutela dell'animale al momento dell'abbattimento e la libertà religiosa, e proprio a questo proposito c'è la sentenza più recente, del 2020, che chiarisce, come, una normativa belga, che prevede uno stordimento temporaneo, debba essere considerata legittima, quindi non violi la libertà religiosa, perché in realtà la pratica della macellazione rituale riguarda solo quell'aspetto esterno della libertà, un aspetto esterno della libertà religiosa e non la libertà religiosa in sé. Ma nell'ambito di questo contesto, appunto, c'è una sentenza della Corte del 2019 in cui la Corte è chiamata a decidere se è possibile apporre a delle carni, kosher e halal, cioè derivanti da animali macellati senza previo stordimento, il logo biologico europeo. Ecco, perché questo? Perché in realtà la normativa in materia non prevede un particolare tipo di macellazione, cioè non impone che gli animali debbano essere macellati senza, con previo stordimento. E quindi prevede solo che il biologico, la carne biologica, debba essere prodotta rispettando elevati standard di benessere degli animali. E quindi la Corte di Giustizia è chiamata proprio a decidere se il fatto che le carni vengano prodotte da animali che sono previamente storditi prima di essere abbattuti possa essere considerata rispetto allo standard di benessere animale elevato. Ovviamente la Corte di Giustizia, ovviamente dal mio punto di vista, la Corte di Giustizia ritiene di dover concludere che il logo biologico non possa essere apposto a questo tipo di carni proprio perché non viene rispettato sufficientemente il benessere degli animali. Poi la Corte di Giustizia dice qualcosa anche di più, cioè dice non solo qui c'è un problema di rispetto del benessere animale, che pure è fondamentale, ma c'è anche un problema di tutela dei consumatori, perché il consumatore che si rivolge al prodotto biologico ovviamente lo fa spesso e volentieri per motivi di salute, ma anche per motivi etici, e quindi secondo la Corte è necessario che per i consumatori venga garantita la fiducia del consumatore nel prodotto biologico. Quindi ecco, come dicevo, la questione degli animali, la questione della tutela degli animali è una questione estremamente connessa alle tematiche, che stiamo trattando, una questione di grande momento e di grande sviluppo, a livello europeo, sulla quale io credo si debba aprire, una sempre maggiore riflessione, sia da parte dei giuristi che da parte del legislatore anche europeo. Quindi, ecco, e soprattutto direi che è una questione sulla quale va
di fare queste attività è quello proprio di sensibilizzare gli studenti, i docenti e tutti coloro che vengono in contatto con il nostro dipartimento. Io vi ringrazio, spero di essere, credo di aver rispettato i tempi, vi ringrazio molto e ringrazio ancora gli organizzatori per questa opportunità. Grazie, sì, grazie cara collega. E i tempi sono stati più che rispettati, anzi ci è consentito di recuperare un po', di leggero ritardo che avevamo accumulato. Il tema, ovviamente, anche questo, come tu hai detto all'inizio, merita un intero corso universitario e io plaudo all'iniziativa di giurisprudenza che ha voluto inserire, questi 7 crediti, su una tematica così, importante. Certo, ci sono posizioni anche differenziate, immagino, nella stessa collettività rispetto al benessere degli animali, ma tanta strada è stata fatta, ancora ce n'è da percorrere, ma probabilmente verrà fatta in un modo o nell'altro. Ora, volevo sapere dalla regia se c'era qualche domanda dal pubblico che ci segue, altrimenti, se non ci fossero già delle domande, tornerei alla dottoressa Della Giovan Paola, che ricordo essere anche una giornalista, che avevo voluto stimolare con quelle mie riflessioni dopo la sua relazione. Non so se ha avuto modo di rifletterci, certo, stavo ascoltando anche gli altri, però forse qualcosa vuole aggiungere. Sì, no, diciamo sul tema diciamo, volontaristico di chi fa permacultura, in realtà ci sono probabilmente attivi molti più permacultori di quanto non pensiamo, in quanto come figura professionale effettivamente non è riconosciuta. Non c'è, in altre parti del mondo c'è più presenza in ambito universitario, da noi ce n'è poca, anche se ci sono stati fatti dei passi avanti, però diciamo che ci sono tanti professionisti che possono essere agronomi, possono essere architetti, esperti di altre materie veterinari, per esempio, che comunque hanno accanto alla loro formazione professionale specifica fatto anche un percorso con la permacultura, che attualmente effettivamente viene riconosciuta con un diploma, ma è un percorso che non ha un riconoscimento pubblico, statale, quindi in genere diversi stati si attraverso una rete di rapporti internazionali e secondo uno standard stabilito appunto a livello internazionale si creano varie accademie che si, diciamo, si fanno carico del percorso di formazione, che in genere parte con un corso e poi va avanti con la pratica e quindi si finisce con la presentazione dei propri progetti in permacultura, raccontando il proprio percorso e quello che si è, diciamo, progettato e si arriva, insomma, ad avere questo riconoscimento che per adesso è interno, però poi viene, appunto, poi in realtà ad un certo punto diventa un po' un approccio che si applica alle diverse professioni. Quindi in realtà ci sono molti permacultori, come ci sono anche molte aziende, magari sono aziende biologiche che sono riconosciute come biologiche, ma che sono state progettate seguendo dei criteri della permacultura. Quindi insomma c'è presenza anche se non la vediamo perché appunto non ha un riconoscimento chiaro. Riguardo alle centrali a carbone ci sarebbe molto da dire. Sicuramente con questo approccio nella progettazione delle aziende potremmo avere bisogno di molta meno energia e di produrla internamente. Quindi la permacultura fa molta attenzione a organizzare i sistemi in modo che la richiesta di energia sia molto più bassa, quindi sfruttare un po' le leggi fisiche in alcuni casi, ma semplicemente le leggi fisiche, cioè non far sì che l'acqua parta dall'alto e poi per discesa raggiunga ciò che deve raggiungere, per esempio, senza doverla pompare, per fare un esempio semplice. Quindi si può lavorare molto anche sul recupero delle materie prime che vengono, le stesse materie di, tra virgolette, scarto che vengono prodotte nelle diverse aziende, effettivamente con una buona organizzazione in realtà non dovremmo avere proprio scarti, potremmo avere soprattutto in agricoltura aziende che non hanno necessità di smaltimenti, di allontanare i loro sottoprodotti, ma anzi valorizzarli e
in modo costruttivo e coerente. Poi una centrale a carbone magari ha tante materie di scarto che possono diventare una risorsa in altri contesti, perché no, insomma, vanno analizzate, catturando i fumi si hanno molte materie che vengono accumulate, per esempio il gesso, so che è una produzione delle centrali a carbone, e potrebbero essere valorizzate, insomma. Però insomma, secondo me c'è possibilità di lavorare tantissimo sul risparmio energetico, progettando diversamente. Anche a Grazie. Livello abitativo, anche a livello abitativo, la permacultura si occupa anche dell'abitare, quindi si può ridurre moltissimo anche il consumo di energia nelle case. Grazie dottoressa. Tornando invece a Giuseppe Romano, presidente dell'AIAB, volevo chiedere se il tema dei distretti biologici è un'iniziativa esclusivamente italiana o ci sono anche esperienze in altri paesi dell'Unione Europea, che lui sappia, o se viene dall'Europa proprio l'idea del distretto biologico. Allora, l'idea del distretto biologico è molto più antica di quello che sembra. E noi come organizzazione l'abbiamo promosso il primo biodistretto e parliamo del 2009, quindi insomma un bel po' di anni fa. Attualmente è sdoganato, diciamo così, anche a livello legislativo, ed è uno strumento di gestione sostenibile dei territori. E orgogliosamente, diciamo, è stato acquisito, divulgato e sperimentato in Italia e in tutta Europa. Ci sono diversi biodistretti in tutti gli stati membri, e attualmente in Italia manca una legislazione nazionale sui biodistretti, che sono comunque, come dicevamo prima, l'agricoltura è sempre attraverso il titolo quinto di competenza regionale, quindi saranno poi sempre le regioni a doverla normare. Sarebbe utile avere una linea guida, un legge quadro, qualcosa del genere a livello nazionale, per poter porre degli standard minimi. E in Italia ne abbiamo diversi, e circa la metà sono addirittura coordinati in una rete nazionale di biodistretti, che appunto è coordinata da AIAB, per porre, in attesa di una legislazione superiore, per porre l'asticella alta, perché il pericolo che corriamo adesso è che diventino strumenti speculativi di progettazione. Sono ormai riconosciuti, sono ormai finanziabili, sono ormai ricercati, sono ormai, come dire, passatemi il termine, la nuova moda di gestione del territorio. Non dobbiamo cadere in una speculazione territoriale, dobbiamo fare in modo che i loro standard, i loro obiettivi siano ambiziosi per poter portare a uno sviluppo sostenibile del territorio. Grazie. So che Teresa voleva porre una domanda, nel frattempo ne è giunta un'altra per la collega Lottini. Infatti, dico qual è la domanda per la collega Lottini e poi lascio la parola a Teresa. Ci chiedono l'Italia, qual è il livello rispetto agli altri paesi membri dell'Unione Europea in Italia rispetto alla questione della tutela degli animali, a che punto siamo, una sorta di fantomatica classifica, ci collochiamo nella parte alta, nella parte bassa, se si può rispondere alla domanda così un po', come posso dire, pragmatica. Ma io direi che, insomma, dato che, come dicevo prima, l'impulso allo sviluppo di questa tematica è tutto europeo fondamentalmente, e molti sono regolamenti, quindi va da sé che vengono applicati più o meno nello stesso modo. La sensibilità, questo forse è diversa. Posso dare un giudizio? Non siamo male, dai, su. Ecco, comunque ci siamo anche noi. Se pensiamo a questo discorso della Costituzione, che è stata riformata proprio pochi giorni fa, non è che tutti i paesi europei abbiano una Costituzione, ammesso che poi tutti abbiano la Costituzione, questo non lo so, ma la Costituzione scritta, naturalmente. Direi che tutto sommato siamo nella parte alta della classifica, diciamo. Nella parte alta della classifica, Teresa. Un'ultima cosa, forse posso dirla, è proprio anche di quest'ultima legge di bilancio, un emendamento che ha previsto l'abolizione degli allevamenti di animali da pelliccia, in particolare i visoni, perché in Italia si allevavano, mi dicono, praticamente solo visoni, in condizioni che ve lo potete immaginare. Ecco, sono stati aboliti. Quindi,
per dire, stiamo facendo dei passi avanti. Certo. Teresa, volevi fare una domanda tu? Sì, sì, grazie. Io mi faccio interprete di una domanda che è arrivata appunto sui nostri social e in realtà di una mia curiosità, quale consumatore che si rivolge alle piccole imprese produttrici di bio, di prodotti agricoli bio, i quali spesso riferiscono ai consumatori di avere proprio difficoltà nel riconoscimento della loro produzione con una certificazione bio e quindi garantiscono la qualità bio pur non sentendosi adeguatamente garantiti sotto questo punto di vista. Chiedo conferma dalla prospettiva appunto di voi che lavorate a stretto contatto con i produttori e evidentemente avete cognizione delle criticità dell'applicazione del quadro attuale, del quadro giuridico attuale, e se la strategia prospettata, posta in atto dall'Unione Europea, pensate possa aiutare anche i piccoli agricoltori, diciamo piccoli nel senso coloro che probabilmente trovano più difficile, ecco, trovare un riconoscimento formale della loro produzione bio, ad affermarsi anche da questo punto di vista, ecco, e poter dare un contributo ancora più visibile allo sviluppo del bio. E quindi questa è una mia curiosità da consumatore. E mi sentite? No? Ah, sì, sì, ok, sì, sì, ha aperto il microfono, ok. E domandona sulla certificazione. Allora, e partiamo dal presupposto che la certificazione è l'anello fondamentale di congiunzione tra la campagna e la città. È quello che garantisce al consumatore che l'azienda è sottoposta a un controllo da un organismo accreditato al Ministero e a sua volta sottoposto a sorveglianza da parte degli enti pubblici, Accredia, Repressione Frodi e Regione, e che quindi in qualche modo opera contro l'agricoltore opera sotto controllo e chi controlla è controllato e via dicendo. E su questo aspetto è curioso, cioè è un dato indicativo sapere che circa il 50% delle attività di controllo di Accredia della repressione frodi dell'ultimo anno sono state dedicate all'attività del bio, il tutto elevando sanzioni assolutamente in numero irrisorio rispetto alla mole dei controlli. Quindi il sistema di certificazione c'è, funziona ed è controllato. E è un sistema per tutti? No, è un sistema comunque impegnativo, comunque richiede una buona dose, è un sistema di qualità, quindi l'azienda deve essere predisposta a strutturarlo. Non può fare, non può non anche quelle cose che vengono considerate, come dire, solo adempimenti burocratici di trascrivere le operazioni culturali. Non può non farlo perché è per noi lo strumento di tracciabilità. Quindi spesso le aziende, soprattutto piccole, vanno in affaticamento rispetto a livello burocratico. Nel nuovo regolamento, per aiutarle, aziende piccole e soprattutto quelle appunto in zone marginali dove l'economia è pure più complessa, abbiamo istituito lo strumento della certificazione di gruppo, che appunto sarà sperimentato, regolamentato appena riusciamo a strutturare i primi gruppi di certificazione. È anche questa una sperimentazione che come associazione abbiamo condotto appunto all'interno dei biodistretti, quindi con un'area geografica già vocata al bio, un'area geografica già in qualche modo stimolata ad avere dei target qualitativi importanti e ha sempre dato risultati buoni. Dopodiché dico che appunto il biologico deve essere certificato, perché mi vantavo prima dei nostri 30 anni di regolamento e sono convinto che sia una chiave, un punto nevralgico del sistema. Vero è che la buona qualità dei prodotti agroalimentari la si può riscontrare anche nel rapporto fiduciario con gli agricoltori. Grazie. Grazie, grazie. C'è un'altra domanda per la professoressa Lottini, dice: in plenaria del Parlamento europeo ci sono state proteste per la questione del trasporto degli animali. Di là
della circostanza che vorremmo sapere poi come nel bosco di Oggigia si trasportano gli animali, la domanda è: a che punto siamo in Europa per il trasporto degli animali? Micaela, se possiamo aggiungere qualcosa, ovviamente. Ma dunque, in Europa c'è una normativa che adesso vediamo se la trovo, scritta dalle mie dunque. Eccolo qui, la protezione animale, il regolamento c'è uno del 2005 e tra l'altro a questo proposito proprio la Corte di Giustizia spesso e volentieri interviene per interpretare questa normativa in chiave spesso e volentieri estensiva. Come dicevo, una delle sentenze proprio che hanno interpretato in maniera estensiva a tutela degli animali, le normative esistenti, è proprio quella in materia di trasporto degli animali. Ecco, quindi sì, sicuramente, utilizzando l'articolo 13, per cui, come dire, la normativa c'è, si può fare di più, certo, su questo non c'è dubbio, però sicuramente è uno degli aspetti oggetto della tutela degli animali. Grazie. Allora, Francesca della Giovan Paola, voleva dire Sì. qualcosa, aggiungere? Sì, no, vabbè, allora diciamo il bosco di Giglia non ci sono animali da trasportare in un ambiente piccolo dove non facciamo allevamento, anzi facciamo un po' di acquacoltura, ma cose molto piccole. Allora, no, il tema degli animali è molto importante, diciamo, nei sistemi in permacultura la presenza dell'animale è importante indipendentemente poi anche dalla scelta etica che può essere quella di utilizzare o meno la carne, però è un apporto fondamentale anche proprio per il suolo, per l'equilibrio complessivo. E, ci sono bellissime esperienze di aziende in permacultura, ce n'è una nel Lazio che conosco, dove c'è una grandissima attenzione all'interazione appunto tra l'animale e le altre colture e viene applicato il pascolamento razionale, dove gli animali transitano in vari spazi, danno il loro contributo anche in termini di rigenerazione del suolo, ma non rimangono troppo a lungo, tanto da poterlo danneggiare e quindi da andare creare problemi di sovrappascolamento. E danno anche la possibilità in questo modo di una vita molto insomma, molto vicina a una vita naturale, insomma, pensiamo appunto a un erbivoro che può muoversi e pascolare cambiando territorio, questo è abbastanza vicino a quello che quell'animale farebbe in natura. Sono delle belle Grazie, esperienze. grazie. Grazie. E arrivando un'ultima domanda con la quale chiuderei, perché il tempo già siamo a 1 ora e mezza e noi ci eravamo riproposti 60 minuti. Se possibile, poi una domanda agli autorevoli relatori. Volevo chiedere cosa pensassero dell'improbabile parte sull'agricoltura biodinamica stralciata dalla legge quadro sul biologico. Confido che non sapevo che fosse stata stralciata dalla legge quadro sul biologico. Non so se avete dei commenti su questo e chi di voi. Non so, io a me non ho seguito poi con attenzione la vicenda, però dispiace sempre che qualcosa che comunque ha dimostrato a suo modo di funzionare debba essere, diciamo, non preso in considerazione, un po' dibattito tra cosa è scienza e cosa non è scienza. In realtà ci sono anche ricerche scientifiche sul biodinamico che cominciano a scoprire perché certe pratiche. Magari non tutte, non lo so, non lo conosco bene, anzi non lo conosco quasi per niente il biodinamico, però se dà dei risultati, diciamo, bene prenderlo in considerazione, dispiace un po', ecco, doverlo accantonare. Grazie. Io ho seguito evidentemente i lavori della legge del bio. Se ci abbiamo un'oretta tutti insieme possiamo ragguagliare la situazione, ma visto che non è così, cercherò di essere sintetico. La questione del biodinamico è stata posta esclusivamente in termini strumentali. Il biodinamico esiste, è sempre esistito, i preparati biodinamici e il tipo di agricoltura biodinamica è regolamentata all'interno dei regolamenti comunitari del biologico, che prevedono che per la produzione vegetale, zootecnica, eccetera, sono ammessi i preparati biodinamici. Mi preme chiarire una cosa qui, che anzitutto gli amici biodinamici non hanno mai preso manco un euro in qualità di biodinamici. Loro prendono i soldi perché biologici. Se uno fosse biodinamico tal quale, dalla PAC e dall'Italia, non avrebbe mai preso una lira. Prendono i soldi perché sono bio e in più
attua una serie di altre tecniche culturali che vanno verso il biologico. Dopodiché, e senza nulla togliere l'importanza del settore, contano circa 4.500 aziende sull'intero territorio nazionale, contro le 82.000 che sono biologiche, e la polemica su biodinamico sì, biodinamico no, ha fermato la legge per oltre 15 mesi in Parlamento. Questo è il problema. Quindi è stata oggettivamente un'iniziativa strumentale, attaccando un settore marginale del comparto agricolo nazionale per ostacolare l'approvazione di questo testo che in qualche modo può essere utile al settore in un momento, come dicevo prima, importante di ripartizione delle risorse e quindi di affermazione delle diverse agricolture. Sì, sì, certo, questo ci fa comprendere poi come anche dei temi così, se volete, vicini alla nostra umanità, al nostro essere consumatori, poi si muovono in un contesto più ampio di mercati e di imprese in competizione che portano a questi atteggiamenti strumentali di cui raccontava il dottor Romano sotto tanti profili. Quindi è sempre, la realtà è sempre più complessa di come poi ci appare. Io desidero ringraziare ancora una volta Francesca della Giovanpaola, Micaela Rottini, Giuseppe Romano per aver partecipato al nostro webinar, per averci fornito queste relazioni ricche, stimolanti, che rammento potete trovare a breve, nei prossimi giorni, sul nostro podcast, e lascio la parola a Teresa per i saluti proprio conclusivi. A te, Teresa. Grazie, mi unisco ai ringraziamenti per tutti i nostri graditissimi ospiti e credo che abbiamo seminato, diciamo, la riflessione, l'input abbiamo dato l'input per tante riflessioni che spero potremo riprendere in prossimi incontri. Vi ringrazio moltissimo e vi aspettiamo nelle nostre attività del Centro Europe Direct Università Roma 3. Grazie a tutti. Grazie a voi, ciao. Arrivederci. Grazie mille. Rimanete pure.